Eccoci, siamo in diretta anche questa sera. Siamo con Smart Wellness 15. Nel frattempo che diciamo, le persone vengono avvisate per entrare nella diretta, io vado un attimino a raccontarvi che cosa sono questi 15 minuti insieme. Intanto saluto, ciao Federica. Sono 15 minuti che vogliono un po' stimolare la vostra curiosità in ambito di movimento, alimentazione e integrazione. Quindi andiamo a distribuire. Ciao Massimo, sempre puntualissimo. C'è anche la nostra Roby. Ciao Roby. Dicevo, andiamo a stimolare un po' in questi 15 minuti le vostre curiosità in ambito di movimento, alimentazione e integrazione. Questo progetto fa parte delle attività proposte dalla Fit Walking alla Grande. Mentre aspetto, vi racconto un pochino di chi siamo. La Fit Walking alla Grande è una SD, un'associazione che si occupa in particolar modo di camminata veloce, ma negli ultimi tempi ha inserito attività che sono strettamente collegate al benessere in camminata. In particolare nell'ultimo periodo e a partire da gennaio 2021 è nato il progetto La Mappa, che si occupa di accompagnare le persone al loro obiettivo di benessere, che può essere benessere legato al movimento piuttosto che alla perdita peso, alla tonificazione, all'aumento di massa muscolare. Siamo con un gruppo di professionisti, queste persone, nell'arco di un anno al raggiungimento dei loro obiettivi. E a proposito di questo, vi avviso già che per chi è interessato può eventualmente anche fare la richiesta sotto il video quando verrà pubblicato nei vari social, che mercoledì alle 18:30 avremo proprio 20 minuti, una chiacchierata di mezz'oretta sulla mappa, come partire, che cos'è e tutte le informazioni, potrete fare anche delle domande. Bene, io direi di partire, anche perché l'argomento di questa sera è un argomento molto particolare, molto interessante, tra l'altro un argomento che mi sta molto a cuore è quello della sostenibilità. Un argomento anche abbastanza difficile, quindi sicuramente non sarà possibile andare a esaurirlo in 15 minuti, soprattutto dividendolo 5 minuti per il movimento, 5 minuti per l'alimentazione e per l'integrazione, ma sarà interessante cominciare assaporare questo argomento e poterlo poi sviscerare prossimamente. Sicuramente, essendo un argomento che mi sta molto molto a cuore, verrà trattato ancora in altri momenti. Partendo dal movimento, prima di addentrarci a dire due cosine su questo aspetto, analizzare la situazione odierna su quante volte abbiamo detto non ho tempo di fare esercizio, devo lavorare, non posso andare in palestra perché ho solo un'ora magari per il pranzo, se andassi a piedi ci impiegherei troppo tempo, magari è meglio un panino, una pizza. Diciamo che diventa tutta una questione di tempo, cioè meglio la macchina, meglio magari un pezzo di pizza, quindi del cibo spazzatura. Fa troppo freddo, meglio che me ne sto sul divano a guardarmi un film e ci penso poi domani andare a fare due passi, no? Purtroppo viviamo anche in una società in cui la vita è diventata frenetica, cioè è importante invece, secondo me, fermarsi e secondo anche un po' tutti i progetti che stiamo portando avanti con la Fit Walking alla Grande, fermarsi. A un certo momento c'è proprio bisogno di fermarsi. Lo vediamo anche da tante persone che vengono oggi, che ci seguono anche nel progetto La Mappa, che arrivano magari con dei livelli di cortisolo molto alti, e anche con uno stress, quindi di conseguenza importante. E alla base di tutto c'è questo, l'importanza di fermarsi, di cercare del tempo per sé, di dedicare del tempo a noi stessi, forse anche soltanto un'ora al giorno, che può essere per la crescita personale, per leggere un libro, trovare degli interessi, cioè ritrovare degli interessi. A volte non sappiamo neanche più che cosa ci interessa fare effettivamente. Fare una passeggiata e anche dedicarci alla cura del nostro corpo. E non solo del nostro corpo, magari anche della nostra mente e del nostro spirito. Diciamo
Dicevo, l'uomo sta vivendo in maniera frenetica, che non è più sostenibile, che non è sostenibile e quindi non solo in ambito economico e ambientale, ma anche e soprattutto fisico. Noi ce ne stiamo proprio accorgendo, come vi dicevo, in questo periodo in cui ci stiamo dedicando con più intensità a persone che vogliono arrivare a raggiungere i loro obiettivi di benessere. Diciamo che l'uomo ad oggi è in grado di fare tantissime cose per tecnologia, perché c'è la scienza, e questo fa sì che se noi dobbiamo fare attività fisica, per dire, dobbiamo sceglierlo. Ma anche perché è logico pensare che, non so, uso la macchina per andare a fare la spesa, così recupero del tempo che posso dedicare a cose che sono più interessanti per me. Quindi va bene, una volta si andava a fare la spesa a piedi, eccetera. Oggi abbiamo la possibilità di muoverci in macchina, di fare più velocemente delle cose che forse non sono così importanti per la nostra quotidianità, ma così risparmiamo del tempo da dedicare alle cose importanti. Quindi possiamo scegliere di fare un'attività fisica, scegliere di stare più tempo con la nostra famiglia, scegliere di leggere un libro, di avere una vita quindi più sostenibile. Sicuramente lo sport, fare un'attività fisica, diminuisce la probabilità di ammalarsi e quindi per rientrare nel concetto di sostenibilità, possiamo risparmiare, c'è un risparmio considerevole per quello che riguarda l'assistenza e la gestione della salute. Di conseguenza c'è un risparmio anche economico, non solo per noi, ma anche per lo Stato che ci gestisce, no? Che gestisce le varie strutture in ambito medico. Inoltre, fare sport all'aria aperta sembra una stupidaggine, però se noi non ci dedichiamo a questo aspetto, non ci rendiamo neanche conto che dobbiamo rispettarlo l'ambiente, perché se vogliamo un ambiente sano per stare meglio, vogliamo trovare dei posti che ci diano aria buona, eccetera, noi dobbiamo anche comportarci di conseguenza, tenerlo pulito e quindi andare anche a fare tutta una serie di cose collegate all'ambiente per tenerlo pulito, per tenerlo sano e per poter stare bene noi quando usciamo all'aria aperta. Se ci pensate bene, entrare nel concetto della sostenibilità comporta un cambiamento di stile di vita, quindi comporta anche una vita che rallenta come tempi, o comunque dedica dei tempi più veloci alle cose che non sono utili e meno, i tempi più lenti per le cose che invece sono più utili. Utili intendo più sane anche per noi a livello mentale o che ci fanno del bene, come stare con la nostra famiglia, stare con le persone a cui vogliamo bene, gli amici, eccetera. Stavo giusto parlando in questo periodo con alcuni allievi. E ci dicevamo, anche in questo periodo del lockdown, c'è stata la possibilità di trovare delle opportunità, come può essere il fatto di fare dei meeting online, che ci tolgono il problema di dover correre e andare magari a stare 2 ore fuori a sentire cose che bisogna fare, ma che tutto sommato non sono importanti per noi, sono importanti magari per il discorso lavorativo, eccetera. Ci rubano tanto tempo il fatto di dover prendere la macchina, uscire, stare, poi chiacchiera di qua e di là, poi torni a casa e sei stanco. Invece il fatto di poter accendere un computer e poter stare lì quell'oretta, ma poi spegni e la tua famiglia subito pronta con la quale condividere è sicuramente anche una cosa positiva. Quindi ci sono cose che vanno prese della tecnologia, sfruttate al massimo e bene proprio per trovare degli spazi migliori per noi, per una vita più sostenibile. Passando al discorso dell'alimentazione, innanzitutto bisogna capire che cosa si intende per alimentazione sostenibile. Sicuramente qualcosa che ci permette di soddisfare la generazione odierna senza però compromettere quella futura, quindi quello che facciamo oggi ci deve far accendere la lampadina che insomma dovrà essere anche utile o non dobbiamo distruggere oggi ciò che poi servirà anche un domani ai nostri figli e ai nostri nipoti e via discorrendo. Quindi sostenibile per sostenibile si intende proprio questo, quello che facciamo oggi non deve compromettere la generazione futura, deve garantire benessere a noi ma anche al pianeta in senso più generale. Quindi per quanto riguarda il nostro benessere dobbiamo sicuramente ricordarci che siamo
Ciò che mangiamo, questa è una frase che copio ma che mi piace moltissimo perché se noi ci dedichiamo sempre a cibo, fast food, panini del fast food e pensiamo a questa similitudine, sicuramente non è piacevole pensare di essere un panino del fast food, è meglio essere qualcos'altro. Quindi. E se mangiamo sempre non sano, ma per qualcuno si vedrà la trasformazione a panino, per altri magari andiamo invece a creare delle problematiche interne che poi ci portiamo nel tempo. Fosse anche una semplice problematica di mal di testa o di intestino, per non parlare delle cose più gravi. Quello noi possiamo farci tanto, quindi andare a lavorare per una sostenibilità anche di ciò che mangiamo. Per quanto riguarda il pianeta, dicevo invece il minor consumo del suolo, l'acqua e l'energia, il minor uso di pesticidi, la deforestazione, tutti questi allevamenti intensivi creano delle problematiche al pianeta e poi creiamo un mondo che non è sostenibile per chi dovrà venire dopo. Per quanto riguarda il discorso del suolo, ci tengo a fare apro una piccola parentesi, sicuramente avremo nei prossimi appuntamenti con l'esperto, non so se già nel mese di marzo o se andremo ad aprile, un ragazzo che nella nostra zona sta lavorando in questo senso, proprio per lo sfruttamento del suolo in maniera sostenibile. Ma non vi anticipo nulla, vi ho solo lanciato la curiosità, rimanete in contatto perché avremo questa serata che vi pubblicizzeremo a breve e quindi sarà molto interessante andare ad approfondire questo argomento con chi ci sta lavorando nel suo quotidiano. Le aziende che sostengono l'alimentazione sostenibile vanno sicuramente a ridurre gli sprechi. E anche la strada, il percorso che fa il prodotto per passare dal fornitore alle nostre tavole. Quindi, se noi in questo caso noi parliamo di aziende che si occupano di produrre cibo biologico, rispettano la natura, c'è il discorso della stagionalità dei prodotti. Nell'agricoltura biologica di solito poi le colture vengono ruotate, quindi andiamo anche ad avere uno sfruttamento minore del terreno. I pesticidi sono limitati, di sicuro zero OGM. Fertilizzanti utilizzati vanno a lavorare, diciamo, cercati nel locale, quindi trovati in risorse locali. Ci sono poi tecniche che tengono in considerazione degli insetti che sono utili. Il cibo biologico sicuramente non avendo impiego o minor impiego di additivi, anche le sostanze sintetizzate e chimicamente è fortemente ridotto, all'interno troviamo anche una bassissima percentuale di residui tossici e quindi sicuramente sono più sani, sono più ricchi di principi nutritivi e sicuramente più poveri di sostanze nocive. Quindi il prodotto biologico è da prendere in considerazione. Adesso abbiamo anche tante aziende agricole che lavorano in quest'ottica, anche tanti negozietti che lavorano in quest'ottica, quindi possiamo guardarci un pochino attorno. Questo vuol solo essere un lanciare, invogliarvi a prendere in considerazione anche la possibilità di contribuire al miglioramento del nostro pianeta. Ma andiamo velocemente, che sono un pelino in ritardo, sul discorso di integrazione. Diciamo di primo acchito si potrebbe pensare che l'integrazione sostenibile, diciamo, non esista o comunque sembra che non vadano d'accordo, no? Che cozzino un po'. Ma andiamo a vedere invece se questa affermazione che ho fatto è vera oppure no.